In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica shopper che ho deciso di chiamare My Shopper Diana e che ho realizzato con, scusate, nel frattempo la indosso, con il bellissimo filato che mi è arrivato della DMC Linea Nuova Vita 4 Color. Questo qua vedete che l'ho sfumato ed è quello che ho usato io, è bellissimo, guardate che belle sfumature che sono abbinabilissime a moltissimi outfit e vi ricordo già che ogni gomitolo è da 200 grammi, 250 grammi, misura 200 metri. Io ho lavorato con l'uncinetto il numero 4 per realizzare la shopper che è larga circa 35 cm e alta 37, non compresa di manici, i manici sono circa 60 cm l'una. Io ho utilizzato solamente due rocche, guardate com'è venuta grande, la adoro. E senza cuciture, la borsa, le uniche cuciture che ho fatto è stata quella per legare i manici alla borsa e nel video tutorial naturalmente vi dico come fare. Un'altra cosa che ci tenevo di dirvi di questo filato, prima di passare a farvi vedere altri due colori presenti sul sito, ma in realtà i colori sfumati sono 6, e vi ricordo che in promozione c'è anche lo stesso filato, però quello a tinta unita, quindi Nova Vita 4 tinta unita, è in sconto sul sito, mentre questo è quello sfumato. Vi ricordo che entrambe le due versioni hanno questa fascetta ecologica da cui potete far nascere delle piantine. Ebbene sì, per chi acquisterà il filato manderò anche lo schema, diciamo lo schema, in realtà le istruzioni per poter far nascere, non so se si vede contro luce, eccoli qua. All'interno della fascetta ci sono dei semini che possono essere usati e naturalmente seguendo queste istruzioni contenute nel foglio che vi manderò per poter far nascere delle piantine. Io ci ho già provato, le sto facendo nascere, una parte le ho fatte morire perché ho messo un po' troppa d'acqua, ma sto cercando di migliorare perché io al solito tendo ad abbondare quando sto che sono molte ore fuori casa e ho sbagliato, quindi adesso ci riprovo e speriamo questa volta mi vada bene. Però veramente se seguite le istruzioni è semplicissimo. Oltre questo colore voglio farvi vedere altri colori sempre sfumati che trovate sul sito, ma come vi dicevo, oltre queste due ce ne sono anche altre sempre sfumate, questa delle sfumature del mare, quindi perfetta per una borsa estiva, e questa delle sfumature della terra, quindi anche questo è veramente bellissimo. E come tinta unita naturalmente dovete usare sempre, se optate per la tinta unita, di cui io comunque in descrizione vi lascio il link di entrambi i due filati, dovete sempre utilizzare solo due rocche perché sono la stessa metratura e sempre l'uncinetto il numero 4. Parliamo adesso della borsa. Per realizzarla, come vi ho detto, non ho fatto cuciture, sono partita dal basso e ho lavorato due giri che hanno dato vita a questa trama che sembra forata, però in realtà che sembra un po' forata, però in realtà vi posso assicurare che è abbastanza coprente. Infatti all'interno non riuscite a vedere cosa ho e ve lo voglio mostrare giusto per farvi capire. Ho il mio indispensabile spray contro le punture delle zanzare, il mio portaocchiali e ho anche la mia borsa. E questa qui la trovate anche questa sul sito e vi lascio il sito dove all'interno ho sia il portafoglio che le chiavi in modo tale da essere sicura di non perderle e di trovarla subito all'interno della borsa, ma potete metterci tantissima altra roba per poterla chiudere. Rieccomi, io ho fatto due manici trasformando quindi la borsa in una shopper che poi ho unito legandola quindi alla mia borsa. Io adoro questo tipo di borse perché sono ampie, si possono sfruttare tantissimo, però non vi preoccupate, faremo tante altre tipi di borse perché questo filato io l'ho adorato, si lavora facilmente con l'uncinetto numero 4, non fanno male le mani, la borsa viene comunque bella resistente e i colori sono fantastici, quindi io vi assicuro che è un perfetto per poter fare le borse. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, poi mi raccomando, come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra borsa, io ho deciso di utilizzare il filato della DMC Linea Nuova Vita 4 Color, ossia questo colore che è il numero 103, che va dal sfumato del grigio, no, scusatemi, del beige al lilla, che trovo veramente moderno per quest'estate. Lavorerò con l'uncinetto il numero 4, ho montato 43 catenelle e adesso andremo a fare i due giri che vanno ripetuti per tutta l'altezza della nostra borsa e naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il giro.
Allora, realizzate quindi le nostre 43 catenelle, andiamo a fare il primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Salto la prima delle mie 43 catenelle, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. E continuo così per tutto il giro, andando a realizzare una maglia alta sopra ogni catenella, in questa maniera. Terminato il primo giro, vi farò vedere come realizzare il secondo. Allora, quindi ho terminato il 43 maglie alte, adesso mi devo girare con la lavorazione per andare a continuare il primo giro anche da quest'altra parte. Quindi con l'uncinetto entro dentro la stessa catenella di base e vado a fare altre 2 maglie alte, una e rientro 2. Adesso devo fare di nuovo le 43 maglie, quindi rientro di nuovo sempre nella stessa catenella di base e vado a fare la mia prima maglia alta. Vedete, sto procedendo a fare la lavorazione in tondo e vado a fare adesso una maglia alta in ogni catenella fino ad arrivare alla fine, dove vi farò vedere come terminare il giro e come poi iniziare a fare il nostro secondo giro. La lavorazione in tondo ci permetterà non solo di evitare di fare le cuciture laterali, ma anche di dare omogeneità al gomitolo, alla rocca, in quanto stiamo utilizzando la rocca sfumata. Quindi io continuo adesso a lavorare in questa maniera fino ad arrivare alla fine e farvi vedere come terminare il giro e come iniziare poi il secondo. Ho terminato di fare le mie 43 maglie, devo terminare il giro entrando nell'ultima catenella, nuovamente l'ultima catenella, andando a fare altre 2 maglie alte, una e 2. Chiudo il giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Benissimo, adesso possiamo andare a fare il nostro secondo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, altre 2 maglie alte, una in ogni catenella, per un totale di 3 maglie alte, quindi una, due l'abbiamo fatta, 3. Catenella di separazione, salto una maglia, entro una successiva e di nuovo da fare 3 maglie alte, una in ogni maglia alta, 1, 2, 3. Catenella di separazione, di nuovo salto una maglia alta e vado a fare 3 maglie alte. Continuo così fino ad arrivare alla fine del giro, vi farò vedere come svoltare e come tornare a fare sempre il secondo giro. Sono arrivata alla fine della parte avanti, vedete, mi ritrovo che ho fatto 3 catenelle e mi ritrovo nell'angolo, e quindi nell'angolo io vado a fare le mie 2 maglie alte, una sopra ogni maglia alta che avevo usato come angolo, quindi una maglia alta successiva, 2, e si ricomincia da capo. Adesso vado di nuovo a fare le mie 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella di separazione, salto una maglia alta, entro una successiva e di nuovo vado a fare le mie 3 maglie alte. E continuo di nuovo così per tutto il giro, vi farò vedere naturalmente come terminare il giro e poi si ricomincerà dal primo, ossia andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. E questi sono i 2 giri che dovremo andare a ripetere per tutta la lunghezza della nostra borsa, continuando a lavorare quindi questi 2 giri. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le 3 maglie alte, vado di nuovo a fare una maglia alta sopra le 2 maglie alte che ho usato per poter fare il giro. Quindi una, perché mi scappa sempre qui, e 2. E vado a chiudere la lavorazione entrando nella terza catenella e facendo una maglia bassissima.
E adesso si ricomincia col primo giro andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Man mano che crescerà la nostra borsa, quindi assumerà la forma della, diciamo, di una sacca, se così vogliamo dire, non mi piace proprio chiamarla così, però man mano che crescerà vedrete che andremo a fare questa forma e avremo questi due giri quindi che si ripetono. Io naturalmente vi dirò alla fine quanti giri ho fatto. Allora, ho terminato di fare la borsa, ho realizzato i due giri 13 volte e poi sono riandata a fare il primo giro di maglie alte, quindi ripeto, ho ripetuto i due giri per 13 volte e poi sono andata a fare di nuovo il primo giro e quindi la mia borsa, la lunghezza e come larghezza ci siamo. Adesso dobbiamo andare a fare i manici per poter far diventare questa borsa una shopper. Allora, per realizzare i nostri manici utilizzerò sempre l'uncinetto numero 4 e sempre lo stesso filato e andiamo a fare in questa maniera. Andiamo a realizzare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. E a questo punto andiamo direttamente nella seconda catenella, nella quarta catenella che abbiamo fatto, quindi nella penultima, prendiamo il filo e tiriamo. Andiamo nella catenella successiva, prendiamo il filo e tiriamo. Andiamo nella catenella successiva, prendiamo il filo e tiriamo. Andiamo nell'ultima catenella, prendiamo il filo e tiriamo. Quindi sul filo, sul ferro, io adesso mi trovo con i miei 5 maglie. E adesso andiamo a fare, prendo il filo, esco dalla prima catenella. Prendo il filo, esco dalle due, da due catenelle. Prendo il filo, esco da altre due catenelle. Prendo il filo, esco da 2 catenelle, prendo il filo, esco dalle ultime 2 catenelle. E adesso con l'uncinetto entro dove ho qui, vedete questo filo che in rilievo. Entro l'uncinetto, prendo il filo ed esco. Di nuovo vado nel filo in rilievo successivo, entro, prendo il filo ed esco. Ancora vado nel filo in rilievo successivo, quindi qui. Prendo il filo ed esco, vado qui nell'ultima catenella, quindi entro nel filo, prendo il filo ed esco e ho di nuovo 5 fili sull'uncinetto, quindi di nuovo prendo il filo, esco dal primo, prendo il filo, esco da 2 catenelle, prendo il filo, esco da 3, scusate, esco da 2 catenelle, prendo il filo, esco da 2 catenelle, prendo il filo, esco dalle ultime 2 catenelle e vedete che la lavorazione man mano cresce e questi sono, diciamo, i due giri che vanno sempre fatti. Quindi ripetiamo, entro adesso dove ho di nuovo il filo in rilievo, prendo il filo ed esco, vado nel filo in rilievo successivo, prendo il filo ed esco, vado nel filo successivo in rilievo, prendo il filo ed esco, vado qui di nuovo dove ho il filo in rilievo all'esterno, prendo il filo ed esco e quindi prendo il filo sull'uncinetto, esco dalla prima catenella, prendo il filo sull'uncinetto, esco da 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, esco da 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, esco da 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, esco dalle ultime 2 catenelle e si ricomincia. Ancora facciamolo insieme. Prendo il filo, entro nel filo in rilievo, prendo il filo ed esco, entro nel filo in rilievo successivo, prendo il filo ed esco, entro nel filo in rilievo successivo, prendo il filo ed esco, entro nell'ultimo filo, che è quello dell'ultima catenella, prendo il filo ed esco, e di nuovo, prendo il filo con l'uncinetto ed esco dalla prima catenella, prendo il filo sull'uncinetto, esco da 2 catenelle. Prendo il filo sull'uncinetto, esco da altre 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, esco da altre 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto ed esco dalle ultime 2 catenelle. Vedete che avremo questi manici che io li chiamo double face, perché da questa parte, vedete, abbiamo come se fossero delle maglie basse in altezza, mentre da quest'altra parte si formano queste sorte di strisce in questa maniera.
Quando poi andremo a cucire, io adesso lavorerò, vi dirò per quanto ho cucito, credo che andrò a cucire per almeno 60 centimetri, cioè che andrò a lavorare per almeno 60 centimetri. Poi quando andrete a cucire i manici potrete scegliere il verso su cui cucirle. Io vi consiglio però di cucirle in modo tale che si veda questa parte e che questa sia la parte che invece poggerà sulla pelle, in modo tale che essendo più liscia, perché questa è più frastagliata, non vi dia fastidio. Quindi io vi consiglio questa di cucirla in modo tale che si veda questo tipo di lavorazione e quest'altra vada invece sul contatto della pelle, però è a scelta vostra, potete fare anche il contrario se non vi dà fastidio sentire il punto di rilievo sulle braccia o sulle spalle quando indossate la borsa. Detto ciò, quindi io continuo, alla fine vi darò conferma di quanti centimetri ho lavorato e tenete presente che dovremo andarne a lavorare due, perché la nostra borsa è una shopper, quindi metteremo due manici. Ho terminato anche i due manici, li ho fatti lunghi 60 centimetri e adesso li vado a cucire. Vedete, sono uguali come lunghezza, li devo andare a cucire sulla mia borsa. Li cucirò usando sempre l'ago per la lana e lo stesso filato che ho usato per realizzare la borsa. E per poter farvi capire, ecco, io conterò, vedete, 1 2 3 4 al quinto giro vado a cucire i miei manici, cucendolo subito dopo il secondo forellino. Vedete, qui ho 1 2 forellini, qui ho il quinto giro, quindi vado a cucire il primo manico da questa parte. Stessa cosa da quest'altra parte, conto 1 2 forellini, 5 giri qua sopra, vado a cucire il mio manico. Mi raccomando, potete cucire nella versione che più vi piace, o da questo lato, quindi che poi si veda queste strisce qui che vedete, ve le faccio vedere più da vicino, queste strisce che si sono create con la lavorazione, o potete cucirlo da quest'altra parte e far vedere quest'altro tipo di lavorazione. Diciamo che potete decidere voi su che verso far vedere la lavorazione dei vostri manici. Io presumo che farò vedere, scusatemi, ho un po' la voce, purtroppo ho ancora un po' di allergia, farò vedere la parte con le strisce. Presumo, devo ancora un po' decidere, però quando andrò a cucire naturalmente alla fine vi dirò. Quindi cucirò naturalmente soltanto qui ad altezza del primo, del quinto giro, quindi qui la lascerò libera. Voi in realtà potreste cucirla dappertutto, cioè interamente qui e qui, come preferite. Io preferisco cucirla soltanto un pochettino, quindi non vado a cucire per tutta la lunghezza, però voi potete cucire anche per tutta la lunghezza, non cambia nulla. L'unica cosa, fate in modo di cucirla nello stesso verso, quindi non andate a girarla in questa maniera. E poi faremo la stessa cosa anche dall'altro lato, andremo a cucire l'altro manico, sempre stessa altezza, sempre contando i due fuori, partendo dall'esterno verso l'interno e cucendo sul quinto giro. La cucitura è normalissima, faremo passare il lago avanti e indietro, cuciremo sotto e lateralmente. Ripeto, potete cucire sia per tutta la lunghezza, sia soltanto per un pochettino come farò io, come vi trovate di più con la borsa. Una volta quindi cucite anche le maniche, scusatemi, le maniche, i manici, la nostra shopper sarà terminata.